Buonasera a tutti, eminenze. Abbiamo due cardinali, oltre al cardinale Gambetti, cardinale di Fatima, eccellenze. Benvenuto anche al segretario per il, il, il Dicastero per i laici. Il terzo, questa sera siamo al secondo dei tre incontri che l'ambasciata del Portogallo ha inteso, come dire, costruire assieme a noi del Centro Urtado. Quale preparazione alla 37 edizione della Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto del 2023. Avrà come motto Maria si alzò e se ne andò in fretta. La citazione biblica scelta da Papa Francesco come motto di quella Giornata Mondiale della Gioventù alla quale parteciperanno giovani di tutto il mondo e dai quali Maria di Nazareth viene additata come la grande figura del cammino cristiano ci insegna a dire di sì a Dio, come è stato il sì della Vergine Madre. L'obiettivo congiunto a questa preparazione è quello di inquadrare alcune delle prospettive aperte dal Magistero del pontificato di Papa Francesco, che siamo al decimo anno del suo pontificato, declinandole come proposte rivolte alle nuove generazioni cristiane che a Lisbona potranno vivere una grande occasione di riscoperta e di adesione convinta alla fede cristiana. Abbiamo preparato questi tre incontri con l'Ambasciata del Portogallo ed abbiamo entrambi desiderato che fossero condotti da tre eminentissimi signori cardinali, ma in dialogo anche con personalità altrettanto eminenti del mondo culturale e civile. I protagonisti del primo incontro sono stati l'allenatore della Roma, Murigno, e il cardinale Cosetto Lentino de Mendonza che è tra l'altro il grande cancelliere di questa università. Questa sera abbiamo il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario del Papa per la città del Vaticano, e l'avvocato Daniele Bruno, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. L'ultimo incontro sarà il 9 maggio con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, e il professor Jorge Vaz de Carvalho, musicista e docente alla Facoltà di Scienze Umane dell'Università Cattolica Portoghese. L'ambasciatore mi stava dicendo che probabilmente questo terzo e ultimo incontro potrebbe svolgersi proprio nella sede dell'ambasciata e allora manderemo l'avviso in modo che concretamente indicheremo, oltre all'orario, anche l'indirizzo esatto per poter accedere. Ecco, io ringrazio... Prima di tutto il Cardinal Gambetti e l'Avvocato Bruno della loro presenza come anche gli altri ospiti. e Lascio la parola all'ambasciatore del Portogallo che veramente come dire, ha animato con molto impegno questi tre incontri. Grazie a tutti voi per la presenza. Lo ha detto tutto. No? Carissimi Cardinale Mauro Gambetti, Eminenza Reverendissima, Avvocato Daniele Bruno, caro Cardinale Antonio Marto, Eminenza Reverendissima, carissime Reverendo Padre Sandro Barlone, cara dottoressa Antonella Piccinini, cari colleghi amici del Corpo Diplomatico, cari amici, con questo secondo dibattito riprendiamo il cammino iniziato il 31 marzo scorso in collaborazione con il Centro Fede e Cultura. Alberto Hurtado dell'Università Gregoriana di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Un percorso che prevede una terza etappa all'ambasciata, il prossimo 9 maggio, che avrà come protagonisti Sua Eminenza Reverendissimo il Cardinale Gianfranco Ravazzi e il professore dell'Università Cattolica di Lisbona e specialista dell'opera di Dante Jorge Vaz de Carvalho. Oggi i nostri ospiti sono Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Mauro Gambetti, che tra i suoi numerosi ruoli è anche presidente della Fondazione Fratelli Tutti, e l'Avvocato Daniele Bruno, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. La conversazione tra loro e con ciascuno di noi sarà moderata dalla Dottoressa Antonella Peccinin. A loro esprimo la mia prima parola di profondo ringraziamento. Gratitudine che comprende però anche tutti coloro che in questa Università e nel Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado in particolare hanno contribuito a rendere possib possibile questa congiunta avventura a partire dal precedente Rettore, Reverendo Padre Nuno Gonçalves, l'attuale Magnifico Rettore, Reverendo Padre Mark Lewis, ai cari amici, Reverendo Padre Sandro Barlone e professoressa Stella Morra e alla loro squadra, e naturalmente a tutti voi per aver voluto essere qui oggi per percorrere questa seconda tappa del cammino verso Lisbona. Un viaggio che comprenderà, al termine di questa sessione, per chi lo desidera, una fermata nell'atrio dell'università per un avviamento ai vini e alla pasticceria del Portogallo. Cari amici, con questo ciclo di dibattiti intendiamo individuare messaggi e idee che contribuiscano ad arricchire l'incontro a Lisbona e il percorso che faremo fino ad allora. Un incontro e un cammino che vogliamo sia una scommessa sul futuro, ma una scommessa illuminata dalla grazia e dalla gioia della chiamata iniziale di Cristo nella nostra vita, come ha recentemente esortato il Santo Padre nell'Omelia della, della Viglia Pasquale, della Veglia Pasquale. Un cammino fatto sia nella ricchezza che costituisce la diversità di ogni persona, ma anche nella consapevolezza del valore rivoluzionario della sfida che il Papa ci lancia, anche nell'enciclica Fratelli Tutti, di vedere e valutare tutto alla luce della fraternità, Segno di Cristo nella nostra comune umanità. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza e partecipazione. Muito obrigado. Ecco, buonasera a tutti, sono Antonella Piccinin, ex studente della Pontificia Università Gregoriana e collaboratore del Centro Fede e Cultura Alberto Urtado. Eh, senza spoilerare eh, troppo cosa <ride> i nostri ospiti eh, tratteranno, eh, ricordo che appunto le tematiche principali di questa sera sono, eh, da un lato, la GMG eh, di Lisbona e dall'altro, la Fratelli Tutti. Eh, come immagino saprete, la Fratelli Tutti è un documento che. Eh, Centra eh, alcune tematiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, tra cui ovviamente la fraternità universale, ma anche appunto, la dignità umana, la giustizia sociale, la pace, la cura dell'ambiente. Tematiche che eh, i nostri relatori affronteranno brevemente. Si incentra tutto sul concetto della cultura dell'incontro e in questo senso eh, richiama quanto, verrà, eh, quanto avverrà a Lisbona, quindi questo incontro tra i giovani che sono stati chiamati dal Papa a partecipare e a eh, ritrovarsi. E credo che sarà anche un'occasione per il Papa per ricordare ai giovani di essere protagonisti attivi eh, nel cambiamento del mondo. Ehm, non voglio togliere troppo tempo perché so che eh, l'incontro sarà molto ricco. Eh, spendo due parole per presentare i nostri relatori. Eh, alla mia sinistra, eh, Sua Eminenza Cardinal Mauro Gambetti, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano, Presidente della Fabbrica di San Pietro membro della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e la so società di vita apostolica, eh, membro anche della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Dicastero per la comunicazione, già custode eh, generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per il quadriennio 2017-2021. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 22 novembre 2020 presso la Basilica di San Francesco di Assisi ed è stato creato e pubblicato cardinale nel, da Papa Francesco nel concistoro del 28 novembre 2020. Il, febbraio, il 20 febbraio 2021 il Santo Padre lo ha nominato vicario generale per la Città del Vaticano. Eh, a lui il Papa, eh, come eh, ricordava l'ambasciatore, eh, ha voluto affidare la Fondazione Fratelli Tutti, ispirata dell'enciclica e eh, 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 definita dal Cardinale un laboratorio di futuro aperto alla formazione dei giovani e a costruire reti e progettualità in tema di ambiente, politica, economia e impresa, perché, eh, come ebbe a dire lo stesso Cardinale Gambetti, senza una visione condivisa il mondo diventa invivibile. Alla mia destra abbiamo l'avvocato Daniele Bruno. Eh, per anni ha collaborato come volontario e sempre parallelamente all'attività lavorativa e familiare con l'allora Pontificio Consiglio per i laici, ora di Castero per i laici, la famiglia e la vita, e in particolare con il suo ufficio Giovani, supportando le iniziative legate al mondo giovanile, in particolare le Giornate Mondiali della Gioventù. Eh, lo scorso anno è stato nominato presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, Ente Vaticano Strumentale dello stesso Di Castero da sua Eminenza, Cardinal Farrell, prefetto del Di Castero. Daniele Bruno è pertanto un laico chiamato a prestare questo servizio a favore dei giovani e questa sera ci, por ci porterà lo spirito del lavoro per i giovani verso la giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Lascio adesso la parola quindi proprio all'Avvocato Daniele Bruno. E intanto vi ringrazio già allora, intanto scusate per la voce intanto vorrei uh, ringraziare per questo invito il, pro, il direttore del centro uh, fede e cultura Alberto Ortado, padre Sandro Barlone e a uh, sua eccellenza l'ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede uh, il signor uh, Domingos Teixeira Dabreu Fezas Vitale. Spero di averlo pronunciato bene, non lo so, eh, intanto ringrazio per questo invito e ringrazio per la stima riposta nei miei confronti, che mi trovo a dover parlare dopo, eh, il cardinale eh, José Tolentino da, da Mendonza e José murigno e insieme al cardinale Gambetti. Detto ciò, per me è un onore eh, poter parlare di eh, quello che ehm, è stata un'intuizione profetica di San Giovanni Paolo II, che sono le giornate mondiali de della gioventù. Intuizione e non invenzione, come lui stesso sin dall'inizio ha avuto modo uh, di ricordare, non è il Papa che ha inventato le, le giornate mondiali della gioventù, ma al più uh, sono i giovani che le hanno inventate. E quando decise di istituire uh, questo incontro, così motivò la sua decisione. Tutti i giovani devono sentirsi seguiti dalla Chiesa perciò che tutta la Chiesa, in unione con il successore di Pietro, si senta sempre maggiormente impegnata a livello mondiale in favore della gioventù, delle sue ansie e sollecitudini, delle sue aperture e speranze, per corrispondere alle sue, alle sue attese, comunicando la certezza che è Cristo, la verità che è Cristo, l'amore che è Cristo. E come noto, Benedetto XVI raccolse il testimone delle, delle giornate mondiali de della gioventù definendole in un'occasione una medicina contro la stanchezza e del credere. E lo stesso Papa Francesco, di cui ci, torna, ci troviamo qui oggi a celebrare il decennale. Pochi mesi dopo da, 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 dalla sua elezione si trovò a presiedere uh, la giornata mondiale del, della gioventù di Rio de Janeiro nel 2013, al termine de, della quale ricordò che comunque la giornata mondiale non deve essere un, un fuoco d'artificio, come lui stesso la definì, un movimento di entusiasmo fino a se stesso. E poi chiarì un punto centrale. Ricordiamo sempre, i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo portando la sua croce. Fatta questa introduzione mi piacerebbe partire, uh, far partire la, la, la riflessione dal motto, uh, dal tema di questa prossima giornata mondiale della de gioventù che è Maria si alzò e andò in fretta, tratto dal brano evangelico di Luca. Uh, una rapidissima parentesi per chi non lo sa, la giornata mondiale della de gioventù è sì a una a livello internazionale ogni, ogni tre anni. Ma ci sono uh, due giornate precedenti, eh, an, eh, ogni anno si celebrano a livello diocesano le, uh, giorn le giornate mondiali. Eh, L'ultimo triennio successivo all'ultima GMG di Panama ha sicuramente come cifra il verbo alzarsi. Ricordo il primo tema dopo la GMG di Panama che fu Giovani, dico a te alzati. Nel 2020 invece alzati, ti costituisco testimone di ciò che hai visto, e appunto il prossimo è si alzò e andò in fretta. Papa Francesco ci ricorda come il verbo alzarsi in questa chiave, in funzione della giornata mondiale del, de, de, della gioventù, va interpretato come una risurrezione, come un risvegliarsi eh, alla vita. E um, Tramite questo messaggio, tramite questo tema, la scelta di, di questo tema, il, il Papa offre ai giovani uh, Maria nella sua normalità in movimento. Maria, che, come noto, aveva appena ricevuto uh, l'annuncio da, da parte dell'angelo di quello che sarebbe stato il suo futuro, ovvero accogliere nel, nel suo grembo uh, il Messia, ma nonostante quello ha fatto del, del, delle domande, ma nonostante, verosimilmente anche la paura che avrà avuto, nonostante ciò è partita, è andata verso le regioni montuose eh, a trovare l'anziana che cugina eh, Elisabetta eh, incinta. Eh, questo per, evidentemente anche per, eh, mi, piace, mi piace pensare che anche per voler condividere la propria gioia e dell'annuncio che, che, che aveva appena ricevuto. E diciamo non si è, uh, non si è, non si è affatto abbandonata, non si è abbandonata alla, uh, quella che dei teologi uh, hanno, hanno chiamato mistica del magari, ovvero sarebbe stato comodo co così uh, dire: ad esempio, se mia cugina fosse stata più vicina sarei andata più facilmente, se non fossi stata incinta eh, sarei potuta andare più, più facilmente. No, si è alzata. Ed è, eh, ed è andata, e soprattutto così eh, come eh, Gesù chiama ognuno di noi eh, adesso, in quel momento in cui ognuno di noi riceve la chiamata, come io stesso, eh, come, come ricordava eh, la, la moderatrice, eh, sono, oh, quando il Cardinal Farrell ha deciso di affidarmi quello che io definisco non tanto un incarico, ma un servizio. Di presiedere la Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù. Sicuramente è arrivato in un momento della mia vita personale e professionale dove avevo altri tipi di progetti, ma nonostante quello ho provato a rispondere alla chiamata. Non so se l'ho fatto bene, ma almeno ci ho provato. E, um, un il, il tema so, della de, de, de prossima giornata non è solo Maria Andò, ma c'è un'ulteriore accezione. Maria alzò e si alzò e andò in fretta. Quella fretta che uh, lo stesso Papa Francesco, nel, uh, nel messaggio di accompagnamento in cui illustra il tema, uh, definisce fretta buona: quella fretta di uh, condividere una gioia, quella premura del servizio di accostarsi alla cugina che verosimilmente avrà avuto dei timori e delle ansie per il suo stato di gravidanza legato all'anzianità. Ma ehm, il, il Papa nel momento in cui evidenzia, sottolinea che quello che deve muovere i giovani è la fretta buona, eh, li, li, li esorta a stare attenti a non, invece non, non cedere a quella fretta meno buona che è uh, la fretta frenesia, come, co, come, la, com, come la definisce lui, quell'ansia quell di arrivare in un, eh, a ricoprire un, un determinato ruolo o, uh, o, o di ottenere qualcosa. E il viaggio di, di Maria in ogni caso. Uh, uh, è fatto con entusiasmo, uh, quell'entusiasmo che uh, come ci ricorda sempre Papa, che Papa Francesco in greco vuol dire avere qualcosa di, di Dio dentro, è uh, una, un volere condividere la propria felicità e con coraggio, con il coraggio di andare controcorrente e di essere felici. Fatta questa breve introduzione... Mi permetto di fare una domanda a Sua Eminenza. Se secondo lei ritiene che dopo dieci anni di pontificato di Papa Francesco, la Chiesa se e come si può ritenere in uscita e vada e di fretta verso i giovani, ricordo ad alcuni, a modo di esempio, il, eh, il recente incontro che ha avuto eh, Papa Francesco è stato pubblicato su, 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 su una piattaforma eh, di streaming, come il Papa abbia incontrato dieci, gio eh, die eh, die dieci giovani completamente lontani eh, dalla Chiesa che gli hanno posto dei, dei quesiti anche scomodi, ma nonostante questo eh, ha risposto. Secondo lei tutto questo come si pone il rapporto ai giovani? Tanto grazie, mi associo ai ringraziamenti, non ripeto perché non saprei dire <ride> meglio di lui i nomi sicuramente, però grazie per questo invito e grazie all'avvocato Daniele che fa la parte qui più forse faticosa, che ha preparato davvero una bella relazione che ho letto e lo ringrazio anche per questo. E, per rispondere alla domanda... Mi permetto una battuta, ma che dicevi se la Chiesa in uscita va verso i giovani? No? In realtà io penso che la Chiesa non debba andare verso i giovani, ma che debba eh, accogliere i giovani come motore del suo incedere nel mondo, del suo camminare nel mondo. In qualche modo deve essere mossa dai giovani. Per fare questo, che credo sia una, una, come dire, una migliore prospettiva nel quale leggere anche in fin dei conti il rapporto intergenerazionale, ma per fare questo è fondamentale che la Chiesa eh, accolga la novità che i giovani portano dentro di sé. E c'è, rifacendomi anche al motto che hai commentato molto bene, della giornata mondiale della gioventù le caratteristiche di Maria, penso che il Papa abbia scelto benissimo questa icona anche le caratteristiche di Maria, queste sottolineate dell'alzarsi e quindi del movimento, del mettersi in cammino, e quella della fretta, corrispondano benissimo alle posture del mondo giovanile di oggi non sono le uniche, ma sono due delle caratteristiche, a mio avviso, importanti, perché da un lato c'è il movimento dei giovani è quasi naturale, loro sono instabili, per, uh, no, non per definizione, ma per, per cultura adesso. L'instabilità giovanile, ad esempio, si vede nel fatto che, eh, mi hanno detto, rispetto a, al, al, al tempo in cui ero giovane io, le nostre prospettive ne erano sostanzialmente di trovare una sistemazione, trovarsi, trovare il modo di lavorare stabilmente, di mettere su casa, di acquistare una casa, insomma queste cose qui che potevano eh, dare una prospettiva poi di, di, di vita, insomma di, anche di socialità. Adesso è diverso, difficilmente i giovani hanno in mente... Che è fondamentale trovare casa, acquistare casa, sono molto più disposti al movimento, così anche al cambiamento del lavoro. Non è così, adesso c'è stata la pandemia che ha smosso il mondo del lavoro in una maniera almeno qua da noi, in una maniera impressionante, ma credo che l'Europa almeno condivida un po' di queste, di queste coordinate. Dicevo, sono instabili, e vanno di fretta, sono rapidissimi. Ci sono, mi hanno detto, soprattutto nell'ambito della tecnologia, c'è una differenza di velocità, nel, non solo nell'apprendere, ma nel risolvere le questioni del mondo digitale, impressionante. Mi dicevano di, di un giovane che stanno cercando di <ride> catturare in tutti i modi 20 anni, 21 anni, messo davanti... Una delle grandi questioni di, di queste grosse società che devono in una settimana risolto quello che ancora dopo mesi e mesi di lavoro non so quanti non erano riusciti ma ancora. A... Ma così in genere la velocità a cui vanno io cioè, per usare questi strumenti sono... Vado a passo, non dico di macchina da scrivere, ma poco più. Questi vanno con una rapidità e poi hanno una velocità mentale veramente incredibile. Bene, andare verso i giovani, secondo me, è accogliere, questo, queste, accogliere queste loro caratteristiche, scusate, accoglierle ehm, guidandole. Diciamo così, cioè, orientando queste che non sono, sono dei difetti, sono semplicemente delle caratteristiche, delle posture, delle modalità con cui eh, eh, sono cresciuti, crescono, insomma, in questa cultura. In questa globalizzazione li spinge verso anche questi, questi, mh, queste modalità. La tecnologia in cui nascono. Li spinge verso queste modalità. Secondo me andrebbe, la Chiesa dovrebbe fare un passo in questa direzione: della eh, instabilità e della rapidità. Fare un passo in questa direzione vuol dire comprendere l'instabilità come un valore aggiunto alla stabilitas cui siamo abituati, perché l'instabilità di per sé non è negativa, anzi è la condizione. Perché l'uomo possa camminare? Se uno non, fa, non alza un, un piede e rimane stabilmente con i due piedi a terra, non farà mai un passo nella vita. Bisogna assolutamente essere instabili. L'equilibrio è instabile, non è la. la... Bene, questa. Eh, accezione di instabilità che di solito vediamo negativamente, questa qui può consentire ad esempio alla Chiesa di eh, riformarsi in modo più snello rispetto magari ad altri tempi, ma anche di offrire non solo ai giovani, ma anche alla società degli orizzonti perché l'instabilità richiede un movimento anche interiore, ti smuove nel momento in cui tu vai camminando, questo in generale, il pellegrinaggio no? che si fa appunto, nel momento in cui tu cammini eh, tu incontri, eh, vieni messo in discussione, scopri nuove cose, vai, insomma, vai impattando la realtà che, eh, che ti interroga, ti interpella e diventa per forza anche un, un movimento interiore. Benissimo. Letto così, questa è una delle chiavi per aprire il cuore alle emozioni dello spirito, perché possa muoversi, in, o meglio, noi possiamo muoverci in sintonia con quello che lo spirito dice e quello che lo spirito fa. Per cui l'instabilità come valore eh, rappresenta direi, ecco, forse la cifra per ehm, cogliere al meglio le sfide che ci sono dentro la società e, dicevo, eh, cercare di orientarle spingendo nella direzione della spiritualità che la società stessa, non solo la Chiesa, deve in qualche modo riscoprire. Occorre ridare eh, un luogo, alla dimensione spirituale dell'uomo perché possa affrontare le sfide, appunto, che nell'instabilità meglio vengono colte, possa affrontarle positivamente, altrimenti noi rimaniamo, ma anche come società. La società occidentale ha fatto della stabilità una, una sorta di, di, di Moloch, direi, di idolo a cui tante è che a forza di essere stabili diventiamo ehm, indifferenti a tutto quello che accade e non è un caso che siamo così, eh, così duri nei confronti di, delle povertà, che, perché per mantenere la stabilità noi abbiamo bisogno che qualcuno sia povero, se no non possiamo mantenerci stabili e questo è terribile perché ci indurisce fino al punto da renderci appunto un moloch. Di stabilità. Beh, quindi instabilità e poi fretta. Questo qui è l'altra cosa, la rapidità. La Rapidità ha a che fare col tempo chiaramente. In uno dei passaggi diceva: Che fretta! E questa qui ha qualcosa di secondo me di molto affascinante. Eh, non so se avete presente, ma in, eh, il tempo adesso, nelle varie riflessioni, mano mano, ma già dal tempo di Sant'Agostino, ma adesso sempre più si chiarisce che il tempo di per sé non esiste. Meglio, oggettivamente il, la concezione di tempo come un assoluto con cui si misura... Eh, il mondo e la nostra vita non esiste. In fisica, almeno dal punto di vista scientifico, è dimostrato che non si riesce a dare delle coordinate temporali che siano assolute, per cui c'è tutto il tema della relatività, del bene. Però è anche vero che c'è una percezione del tempo che passa che è molto significativa nella vita, tant'è che Ecco, alla mia età posso dire che questa cosa incide sul, sulla nostra. Benissimo. Se il tempo ha una importanza tale, ma al contempo è eh, inesistente dal punto di vista dell'oggettività con cui riusciamo a, a fissarlo o, o, o a comprenderlo, le alternative sono due. O andiamo, considerando la percezione che la coscienza ci dà del tempo, o andiamo verso un tempo pieno oppure verso un tempo vuoto, o verso l'eterno o verso il nulla. Cos'è che fa la differenza per cui uno va verso l'eterno o verso il nulla? Ecco, è il tipo di fretta che ci anima. In fin dei conti, anche in fisica, se noi potessimo ehm, andare alla velocità della luce, anzi superare la velocità della luce nel, nel nostro movimento, sapete, nella, eh, nella fisica è dimostrato dai tempi di Einstein che a seconda della velocità con cui ci si muove, con cui un orologio viene, viene portato, cambia la misura del tempo, cambia l'invecchiamento. Per cui se uno si muove velocissimo con l'orologio, se uno gira intorno alla Terra velocissimo... Invecchia molto più lentamente di uno che sta sulla Terra e che avanza a un tempo. Beh, se noi riuscissimo ad andare alla velocità della luce, ancora più della velocità della luce, bellissimo, riusciremmo a vedere quello che è accaduto un milione di anni fa e potremmo proiettarci nel futuro, chissà dove. Benissimo. Se noi abbiamo in cuore questa aspirazione ad andare così veloci da poter arrivare a conoscere tutto e tutto di tutto e quindi poter così amare tutto e tutto di tutti, ecco, tutto di tutto entriamo nell'Eterno perché la percezione con cui viviamo la nostra, il nostro cammino, il nostro camminare è la percezione della della totalità, della pienezza nella quale possiamo immergerci. Allora, tornando, la Chiesa ecco, dovrebbe, credo, in particolare nei confronti dei giovani, riportare alla, alla, così, alla luce sempre di più il tema del desiderio che, eh, che muove la fretta o la muove il desiderio di, qual, di qualcuno di... E di qualcosa di infinito, di estremamente appassionante come la conoscenza di tutto, di tutto oppure l'amore universale, o la muove questo, altrimenti la, la, la fretta la, la, è soltanto un un'ansia di, di, di prestazione oppure di non so che cosa. Benissimo, far riscoprire il senso anche di questa fretta, o meglio portarlo del tutto alla luce. Credo che sia il modo con cui i giovani possono trovarsi a proprio agio, anche nella, eh? ma anche in cui la Chiesa può eh, muovere nella storia i propri passi al tempo che la società in qualche modo ci, non dico ci detta, però ci chiede di, di essere... Insomma, ecco. Grazie della, di queste riflessioni. Vorrei anche, mi sono posto la domanda: uh, come si potrebbe definire la giornata mondiale de, della gioventù e quali sono le sue particolari che caratteristiche? Beh, intanto mh, è incontro e relazione, a mio avviso. È un incontro. Uh, non, non solo, o sicuramente lo è uh, solo in un secondo momento, non è un incontro né con il Papa né tra i giovani, ma è uh, in, in primo luogo un incontro con Gesù intorno alla sua croce. Ed è intorno ad essa che pregando condividono paure, dubbi, gioie e uh, uh, incontrandosi vengono uh, in relazione. E in relazione si vanno a confrontare delle, um, delle diversità che ontologicamente ci sono. E proprio sulle diversità, in uno, in uno dei, dei discorsi che, che ho avuto modo di, di leggere per l'incontro di oggi, di Papa Francesco ai giovani di Tokyo, uh, definì, il, eh, affermò: il futuro non è monocromatico, ma se ne abbiamo il coraggio. È possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli apporti che ciascuno di essi può dare, beh, penso che, se parliamo, abbiamo già parlato spesso di cifra: che, che cos'è la cifra di? Beh, la cifra della giornata mondiale della gioventù è anche la cultura dell'incontro tra, eh, tra diverse culture e diverse eh, esperienze, e di cui ogni giovane dà, dà testimonianza in quei giorni. E questo uh, incontro fa in modo che si abbattano quei muri che spesso Papa Francesco si auspica che, che, che vengano abbattuti. Muro che evidentemente è il contrario dell'incontro. Muro che se abbattuto permette, lei stesso prima faceva riferimento all'orizzonte, se un muro viene abbattuto giova, i giovani hanno uh, più facilmente... La, la possibilità di, di guardare verso l'orizzonte ed oltre l'orizzonte. Ma è anche um, in, in un luogo in cui in un luogo durante 4-5 giorni in cui i giovani si, si, si radunano condividono anche eh, dei fallimenti che, che è naturale eh, che, che ci sia. E come è stato ricordato proprio da Papa Francesco, l'errore, il fallimento e la crisi sono esperienze che possono rafforzare la loro umanità. E mi permetto di dire io anche eh, eh, arricchire, perché è, è ovvio cioè non è ovvio, è connaturale all'essenza anche uh, dei giovani l'esperienza uh, del fallimento, ma è proprio che condividendoli in quella sede uh, è un modo per anche per mettersi in gioco. E non abbandonarsi a quella che eh, sempre Papa Francesco ha definito eh, la dea lamentela, piuttosto che sedersi su quel, su quel sofà di cui parla sempre e dire ho sbagliato, non potrò, eh, non potrò rimediare. Eh, no, invece la, co la, condivisione anche, eh, la condivisione di un fallimento può aiutare anche a superarli. E su questo mi, mi, mi ha colpito molto tra le numerose iniziative del comitato organizzatore di, uh, della GMG di, di Lisbona, come annunciato da uh, Sua Eccellenza Monsignor Americo Aguiar, che è presidente della Fondazione GMG Lisbona 2023, ha, ha annunciato che i detenuti delle carceri portoghesi uh, costruiranno 150... Eh, che, che, che confessionali che, che poi saranno nel, nel parco del perdono durante i giorni della GMG. Beh, il pensare che chi ha sbagliato e per quello sta scontando la sua pena uh, e sta pagando costruisca il luogo fisico dove altre persone Uh, sperimenteranno la, la, la misericordia di Dio, penso che sia un ulteriore uh, bel messaggio che la giornata mondiale della de, de gioventù può dare. Ma oltre a tutto questo è anche un, un mettersi in viaggio, perché ognuno, uh, ognuno dei ragazzi che si sta in questi mesi già, già preparando e si preparerà tra, uh, da metà luglio in poi a mettersi in viaggio uh, verso Lisbona, si, si mette in gioco e si ha, evidentemente si, si alza da quel divano e, e non guarda la vita da un balcone co come spesso ci ha ricordato uh, il Papa. E come lei stesso prima ha parlato di pellegrinaggio, beh, la, 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 la GMG è anche quella, il motivo, motivo per il quale non si riduce ai. 4-5 giorni nella città ospitante, ma è fatto anche di un pellegrinaggio che porta a quel, um, a quel luogo. Pellegrinaggio che non è un insieme di monadi viandanti che vanno verso una destinazione, ma è un andare insieme appunto verso, uh, verso questa esperienza. E uh, detto ciò uh, le, le pongo un'altra domanda. Si dice spesso che dopo la pandemia i giovani vogliano tornare eh, ad incontrarsi. Secondo lei come può essere passato il messaggio ai giovani che l'incontro è anche fare memoria del passato, però che non si traduca eh, in un pensiero solo nostalgico? Cioè, come guardare al futuro ma pensando al passato? Secondo me è decisivo l'incontro tra le generazioni. Io nella mia esperienza ho iniziato a apprezzare il passato e considerarlo davvero come una, non solo la radice del, del, di quel che sono ovviamente, ma anche come una sorgente dalla quale attingere per... Eh, Vuol dire, per, per stare nel mondo, ho iniziato a fare questo quando ho incontrato eh, anziani, anziani, più o meno anziani adesso, perché quando si arriva poi verso la terza età uno inizia a dire: ma aspetta, anziano fino a che punto? Bene. Comunque persone insomma adulte e anche vecchie, che non hanno imposto, cioè non mi hanno dato. Come dire, la, la direttiva perché loro avevano fatto una determinata cosa in un certo modo. E allora quello è il modo con cui occorre, non hanno fatto questo, ma hanno sostanzialmente narrato la propria esperienza facendomi percepire il vissuto umano che stava dietro a questa esperienza e anche la, la, come dire, le ragioni magari delle scelte, le fatiche magari anche nella... Quindi quando ho iniziato a capire che c'è cioè un vissuto nella sto, nel passato che è, eh, come dire, eh, sintonizzabile con le mie corde, del mio umano ora questo mi ha letteralmente eh, spalancato le porte direi proprio della, del gusto della storia e del, del passato faccio questo esempio io quando vado nei, cimiter nei cimiteri magari ecco così a me incanta incanta sempre beh, e mi fermo non, non è che vado fermo un po' prego ma mi fermo anche davanti alle lapidi perché mi, così, una fotografia, una data, una, un pensiero, un'epigrafe, ma mi, mi mettono in moto eh, la fantasia nel cercare di immaginare, di pensare. Io percepisco che c'è una storia, c'è una vita dietro quelle, quelle immagini, dietro quelle lapidi. Questa cosa qui la sento, veramente surgiva, cioè come qualcosa che può alimentare la mia, la mia, il mio vivere nel mondo. Allora ecco, dicevo: secondo me questo è importante perché appunto i, i giovani in particolare, ma tutti, non pensiamo al passato come un nostalgia, come si stava bene poi. A parte che non stavamo poi così bene, ma non abbiamo neanche vissuto forse certe cose, le abbiamo viste magari da qualche parte, ci è stato raccontato qualcosa, ma appunto non tanto in senso nostalgico, quanto in, piuttosto eh, come una... Ecco, in fin dei conti è come eh, trovare la possibilità di confrontarsi con quella storia che è tanto, attu quanto, tanto più attuale quanto più... Eh, riusciamo a, a, a percepirne la, la, eh, la vitalità di quell'umano che culturalmente magari è distante per a, a certe forme, ma antropologicamente, sostanzialmente è eh, estremamente vicino alle nostre. Ora, in questo modo, credo ecco, che possa diventare una ricchezza diventare una ricchezza la memoria del, di quello che è stato e, e possa diventare anche una, così, una, un contributo per quello che sarà. C'è una, una volta il Papa commentando eh, nella giornata, il 2 febbraio, giornata della presentazione di Gesù al Tempio, commentando eh, la presentazione di Gesù al Tempio ha detto questo. Adesso faccio un po' così un po più o meno ha detto che Giuseppe e Maria, che sono i giovani, rappresentano la, la legge perché si mettono ehm, come dire in fila per, <ride> per eseguire quello che era prescritto dalla legge. Invece Simone e Anna che sono i vecchi, rappresentano la profezia, cioè la capacità di eh, interpretare quello che sta accadendo e quindi anche dare un indirizzo, dare una direzione. Bellissimo, perché poi diceva, entrambi ci vogliono, entrambi sono mosse dall'unico eh, amore, dall'unico spirito e soltanto nell'incontro, tra le generazioni, appunto, quella dei vecchi che rappresentano la profezia e quella dei giovani che rappresentano la legge, cioè la capacità di fare, solo nell'incontro tra questi si realizza l'evento, in questo caso della presentazione, cioè l'evento della presentazione del tempo è, è, il Tempio ha anche una carica simbolica fortissima, vuol dire che l'ingresso della divina umanità nella storia, nella nostra storia, si realizza quando si incontrano queste due... Queste due. Ecco, allora, dicevo, per me è fondamentale questo, che le generazioni eh, si incrocino, ma con questo stile, non uno che sta in cattedra e a destra e l'altro che è, si, si, come dire, viene riempito, oppure viceversa, quello giovane che si ribella a tutto perché deve rompere tutto, trasformare tutto e quindi trasgredisce ogni legge, diciamo così, e, 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 e schiaccia perché poi vengono messi da parte i vecchi, ecco, ma piuttosto in un incontro tra loro. E magari che la GMG sia proprio un incontro tra generazioni. E um, Siamo qui anche a parlare di, di, dell'enciclica Fratelli Tutti. Il cui, uh, che sviluppa il tema della fratellanza uh, e di come essa si intersechi uh, con la giornata mondiale de della gioventù. Fratellanza che Papa Francesco, sin dall'inizio col, col suo gergo molto personale, uh, col suo tocco molto personale, subito eh, disse che non è eh, una parolaccia, anzi, è una parola cristiana, precisando che essa vuol dire andare avanti co con il fratello per superare i problemi. E mm, mi piace ricordare a prova dell'enciclica dell Fratelli Tutti che uh, il sotto, nel sottotitolo sono contenute le, le due parole: eh, fraternità e amicizia sociale. Beh, se, uh, se queste due parole uh, riuscissero a costituire l'humus. Dell'esperienza dei giovani sia nei giorni della GMG ma anche della loro esperienza una volta tornati nei loro paesi d'origine. Beh, penso possa essere un ulteriore valore arricchente di, uh, di quella che non deve essere solo un'esperienza, uh, soprattutto se pensando alla fraternità e all'amicizia sociale se la contestualizziamo nel momento storico in cui la prossima Giornata Mondiale della Gioventù si, si terrà, ovvero. Uh, due, eh, dopo uh, tre anni, uh, che da, da, da una pandemia dalla quale solo ora stiamo uscendo, da una guerra in Ucraina che si, che si protrae da, da, oltre un da oltre un anno, di tutte quelle guerre in giro per il mondo, che lo stesso Papa Francesco uh, definisce spesso Terza guerra mondiale a pezzi. Beh, se i giovani avessero in mente ora, in questo momento, i valori della fraternità e dell'amicizia sociale, penso che da Lisbona possa uh, essere lanciato un bel, uh, un bel messaggio. Uh, lei stesso, eminenza, questo per dimostrare che ho studiato prima di, eh, prima di venire qua, uh, ha definito l'enciclica una rivoluzione che copernicana che risponde ad alcune sfide della società globalizzata di oggi. Beh, eh, io mi permetto, con molta umiltà, di andare un po' oltre. E, e, e dire che mh, la, i principi che la Fratelli Tutti vuole, isp vuole ispirare nei giovani, ma non solo, so, è un modo attraverso il quale essi possono passare dall'egocentrismo all'allocentrismo. Quando mi sono trovato a riflettere sull'enciclica su, su, sull Fratelli Tutti e ho, pensato, ho cercato di pensare ad, un, a, 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 ad uno spunto particolare che essa offre. Uh, mi è venuto in mente il, il, la parabola de, de, del, del buon samaritano a cui viene dedicato un intero capitolo. Uh, sicuramente uh, essa, la parabola, è un, un invito a non metterci dalla, dalla parte dei briganti, è un invito eh, ad amare perché ricordiamoci che la parabola nasce da una domanda di un dottore della legge che chiede: chi è il mio prossimo? che Gesù stesso aveva appena detto di dover amare tanto quanto se stesso? Ma è l'aiuto che il buon samaritano uh, offre all'uomo aggredito. Non è un, un aiuto asettico, ma uh, l'evangelista precisa che ne ebbe compassione e gli si fece vicino. Questo mh, mi piace poterlo declinare pensando che è un aiuto che contiene anche proattività. Uh, penso ad esempio all'aiuto che si può dare a un migrante o a un disabile integrandolo nella della società, che non sia mero eh, assistenzialismo. Uh, un altro mh, spunto che, 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 che mi ha eh, colpito de, di questa parabola è che il buon samaritano non aiuta da solo. Il, la persona aggredita, ma si avvale di una affittacamere, affida l'uomo aggredito a un'affittacamere una Penso che questo possa aiutare a, a far, far riflettere noi e i giovani e tutti come un aiuto può essere reale e concreto se e solo se è fatto insieme ad altri. Se ci, riscopre, ci si riscopre una, una comunità e non un insieme di monadi che, sì, da sole possono anche aiutare, ma se non è insieme, non. Non raggiungono il risultato dell'aiuto. Um, la parabola è un modo in cui Gesù uh, inverte il paradigma: ovvero, non, um, di fronte alla domanda chi è il prossimo, no, con questa parabola non risponde chi è il prossimo, ma risponde chi è che, che si può fare prossimo. E quello che, che, che ho notato è che chi è che si fa prossimo? No, non sono le persone cosiddette pure, ovvero il Levita e il Sacerdote, che anzi vanno avanti non curanti o forse anche infastiditi di, di questa persona a terra, ma è, eh, è un Samaritano, un impuro, eh, uno che proveniva dalla regione della Samaria, che eh, era, era considerata una regione impura eh, in cui si, si, si praticavano anche eh, dei, dei, dei riti pagani. Uh, detto ciò, su, sul, su sull'enciclica mi permetto di farle due domande. Intanto, eh, prendendo spunto da un'affermazione di Papa Francesco al termine della, o durante la GMG di Panama, in cui definì Maria come influencer di Dio, secondo lei, secondo lei sarebbe provocatorio definire il Papa come influencer eh, dei giovani, anche tramite questa enciclica? E poi, a suo avviso... Che messaggio concreto dà ai, ai governanti per mettere in atto quella buona politica a cui viene dedicato un intero capitolo e che metta gli ultimi eh, al centro? Il da chi? e l'enciclica, eh, sì, sì. mi, er, mi, er, mi er, allora, ha dimenticato il scusa, soggetto. No, no. no, pensavo io che messaggio do ai politici. Di qualcosa vuoi che gli dica bene, bene l'influencer è simpatica eh, il Papa ha queste segnalate: l'influencer quello diciamo buono è, è colui che ehm, consente agli altri di ehm, andare oltre cioè di guardare oltre in una direzione che ehm, è Ecco, che offra alla persona un, uh, un orizzonte, un orizzonte di senso, un orizzonte di significato, un orizzonte di, di vita buona, in eh, fin dei conti. Per cui Marielle è un influencer, chiaramente, ma anche Papa Francesco è un influencer da questo punto di vista, con l'enciclica Fratelli Tutti in particolare, perché a Francesco è un uomo evangelico e l'influencer per essere buono deve essere evangelico, perché deve indirizzare a una vita buona, quella della buona notizia che ci è stata data. Fratelli tutti, io mi spingo un po' oltre anche quello che dicevi, secondo me è un orizzonte verso il quale guardare che eh, ormai non è più, eh, come dire, tra le possibili scelte nella nostra società, appunto globalizzata senza tante regole, tutto sommato, se non quelle economiche più o meno, ma o appunto scegliamo quello come orizzonte, quindi abbiamo una visione di società e anche di vita umana inscritta dentro ai rapporti fraterni, oppure... Adesso le, le situazioni eh, diciamo, di chiaroscuro ormai stanno scomparendo, pur si è dall'altra parte e ci si pone come nemici degli altri. Nemici non nel senso che uno deve per forza andare a fare la guerra, ma nel momento in cui non ti pensi in questo orizzonte qui, tu con la società così come oggi... Eh, in movimento poi, non è che neanche questa non è una situazione cristallizzata, ma in questa fase la società, la società, insomma il mondo, quello che ci viene proposto così confusamente, ti spinge all'individualizzazione, all'individualismo meglio e all'isolamento, per cui pone una distanza che diventa inimicizia anche senza volere senza far niente ma se uno è appunto citavi la parabola del buon samaritano se uno è indifferente cioè non è che questi che sono andati oltre erano cattivi semplicemente avevano altre cose da fare avevano le loro preoccupazioni cioè non è che magari delle cose anche importanti ma è questo il punto se uno non ha come visione che la, la vita buona è stringere rapporti fraterni essere fratelli di tutti non solo di una, di una parte quindi non solo di una nazione ma di tutti o solo di una razza o di una non so che cosa ma di tu... se uno non ha questo non c'è da fare questa società qui ti porta a diventare ostile allora per questo è un influencer eh, il Papa con questa enciclica in particolare perché indica un, un orizzonte del, per la vita, che è per la vita, senza questo, io credo che andiamo verso la morte, andiamo verso il baratro. La seconda cosa era che mi avevi detto, scusa, la missione, no, il messaggio, eh, il messaggio. messaggio... Ai, politi cioè, ah, sì, ai politici, che messaggio lancia sì. per una buona politica? Ah, sì, beh. <ride> ah, sì. no, in quali parte ho già risposto perché la politica, nel, allora, la politica, ma questo da, da partire dai greci, è considerata come il fine della vita etica. Per, per Aristotele, mentre per Platone era l'arte di governare. Ma poi nella tradizione in particolare cristiana si sviluppa l'idea con San Tommaso che il governo è appunto la politica, l'arte di governare, ma il governo è la modalità, il mezzo che garantisce la vita buona. Oppure eh, il famosissimo Paolo VI con eh, questo motto che la politica è la forma più alta della carità, ma poi chiosa dicendo che vuol dire amore fraterno. Ecco, dicevo, la politica nasce per questo. Se la politica si dimentica oppure eh, non tiene più conto del bisogno dell'altro, che di per sé è politico il bisogno che l'altro ha, come la parabola del buon samaritano dimostra, e se si dimentica di questo non si occupa più di ciò che dovrebbe fare, cioè organizzare questo bisogno in una vita buona, comune, tradisce il proprio, il proprio fine. Se un politico, traducendo in termini anche più concreti, non ha compassione, non ha a cuore il prossimo, cioè non, non si fa prossimo di tutti, ma tradisce la sua missione. Che ci sta a fare? Non può far altro che eh, contribuire a far crescere gli schieramenti. Perché nel momento in cui non ha questa, eh, questo orizzonte, questa, questa prospettiva, per forza, per forza tenderà a dividere, tenderà a, a schierarsi, a, per forza nascono le guerre poi, questo è, è quasi inevitabile. Per cui chiaramente il messaggio è questo qui al politico, è, è di questo genere, cioè ehm, cerca di avere nel cuore il prossimo. Cerca di avere in cuore il tuo prossimo, appunto il, la parabola del samaritano, perché altrimenti muore il senso umano della politica e diventa un senso subumano della politica. Perché se tu non hai a cuore quello e quindi di organizzare il bene per tutti, è, è che cos'è che ti, ti abita? Ti abitano degli interessi nei confronti di qualcuno o delle piaggerie nei confronti di altri, ma sei, non, sei fuori dal tuo senso eh, compiuto ecco, per il ruolo che hai assunto. Per cui credo che il messaggio sia questo, eh, anche se vogliamo molto, molto semplice. Nella Fratelli Tutti non, non ci, ci sono alcuni affondi interessantissimi anche sul piano poi dell'organizzazione dell del bene comune. Ma il messaggio centrale è questo: l'amore in politica, l'amore politico è questo qui, quello della, che ha la sua, eh, il suo paradigma negli atteggiamenti, nei dieci verbi della, della parabola del Samaritano, in cui appunto poi si fa insieme, cioè si costruisce insieme ad altri questo, questa, eh, quella lì è un'icona dell'organizzazione politica del bene che tiene conto di un bisogno concreto. Come, come è stato detto prima, la Fondazione Giovanni Paolo II per, per la gioventù ha come mission, per utilizzare una, una, un, un termine giovane, quello di supportare le giornate modeste della gioventù. E ci si è posto il problema, dopo Panama, l'interrogativo su co, cosa avrebbe potuto fare in vista di Lisbona. L'idea nelle, nelle prime riunioni era quella di poter lanciare un messaggio che fosse che, eh, di concretezza. Eh, ai giovani ed è in tale contesto che eh, eh, è sorta l'idea del quarto convegno sulla tutela del creato che dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio del, del 2013 la Fondazione eh, eh, organizza sul tema l'impegno dei giovani per l'ecologia integrale, stile di vita per una, nuova, per una nuova umanità organizzata oltre che dalla Fondazione anche dal D. Castero per i laici, la famiglia. Eh, e la vita, il, il Dicastero per il sostegno allo sviluppo umano integrale, e la, uh, la fondazione GMG Lisbona 2023, l'Università Cattolica del Portogallo e, e quella uh, italiana del Sacro Cuore. Beh, mh, e anche altri enti ed, ed associazioni. L'incontro si terrà il 31 luglio del 2023 a Lisbona presso l'Università Cattolica del Portogallo. Ma al di là di quello, quello che ci piaceva, ci piace, ci piacerebbe provare a, a il messaggio che ci piacerebbe provare a veicolare è come i giovani possano adottare degli stili di vita nella loro vita ordinaria, perché Ritengo io personalmente, ma anche le persone che hanno partecipato eh, alle riunioni, che ormai i giovani sappiano, eh, conoscono bene i principi altissimi di natura teologica e spirituale di come, eh, come si può avere attenzione e cura della casa comune, ma forse hanno voglia non tanto di sentirsi dire che è qualche cosa, ma di uh, confrontarsi e di proporre che cosa effettivamente possono fare. Questo perché uh, no, non è sufficiente dire, a mio avviso, che i giovani sono il futuro. No, i giovani sono anche, uh, sono anche il presente e è nel presente che possono fare qualcosa. Ed è, ed è da lì che uh, è nata l'idea di individuare cinque... Uh, cinque uh, ambiti, per carità non, uh, non gli unici, ma forse i principali uh, ambiti quale, nei quali i giovani possono manifestare la propria attività, anche con quella creatività che, 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 che spesso Papa Francesco uh, invita uh, ad avere. Quello che, uh, uh, che mi piace definire un pentagramma uh, esistenziale, ovvero. Gli stili, stile di vita ed economia, stile di vita e risorse naturali, stile di vita ed educazione e famiglia, stile di vita e politica di cui abbiamo parlato poco fa, e stile di vita eh, e tecnologia. E proprio su, su quest'ultimo eh, abbiamo cercato di stressare il tema eh, della tecnologia di cui lei peraltro prima eh, ha parlato, perché ci, ci, ci piace, ci piacerebbe anche qui il condizionale, cercare di... Non individuare noi perché i principi poi che è calati dall'alto non penso che i giovani abbiano bisogno di quello, ma che essi possano uh, pensare e rappresentare dei modi in cui la tecnologia possa essere da un lato avere cura della casa comune e dall'altro anche, anche essere a servizio uh, degli ultimi. Ed è in questo contesto che abbiamo, forse anche noi, uh, abbiamo usato. Um, Utilizzeremo anche la uh, piattaforma del metaverso, questo per, per mh, creare, con delle modalità tecniche che poi nelle prossime settimane uh, si individueranno, degli uh, ambienti digitali da abitare per far vivere in modo diverso alle persone che saranno lì l'esperienza, ma anche per permettere a persone che per mh, diversi motivi, mh, ad esempio... Eh, perché eh, i disabili non potranno essere a Lisbona eh, in quei giorni. E temi che eh, mh, abbiamo fatto propri anche dagli stessi organizzatori della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Tengo a precisare, hanno molto a cuore eh, sia il tema dell'ecosostenibilità che quella dell'accessibilità eh, ai disabili. Per, per fare degli esempi molto concreti, recentemente uh, Sua Eccellenza Don Americo Aguiar ha, ha ricordato che già ad oggi, a tre mesi e mezzo dalla giornata mondiale de della gioventù, sono stati piantati in tutto il Portogallo uh, 7000 alberi. Uh, nella, uh, st lo stesso luogo che ospiterà uh, la veglia del sabato sera e la, e la messa. Che è conclusiva, eh, peraltro, zona industriale recuperata in occasione dell'Expo eh, del 1998 e ormai eh, abbandonata, verrà riconvertita in modo che eh, quella zona possa essere un parco fruibile dagli stessi cittadini di, di Lisbona. E così come sono molteplici le iniziative per rimuovere uh, totalmente la, la plastica dal, dal, um, dagli imballaggi del merchandising e ridurre al minimo gli imballaggi legati al, uh, al cibo. E così sull'altro fronte, quello dei disabili, anche lì sono molte le iniziative che concrete che sono state avviate e che si perfezioneranno nei, nei prossimi mesi. Ad esempio, recentemente è stato annunciato che... Uh, gli eventi principali della de, de, de giornata della de, de gioventù sono, uh, cioè, ehm, saranno accompagnati da un coro di sordi per permettere anche ai non udenti di poter partecipare eh, attivamente al, eh, alle, eh, alle messe e così come molto del materiale di divulgazione sarà anche in, uh, in lingua braille ci sono de, 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 allo studio delle modalità di autodescrizione di luoghi eh, eh, ed eventi e, mh, mi piace in conclusione sul, sul punto che uh, tutti questi messaggi di cui abbiamo, abbiamo parlato e stiamo parlando vengano, provengano e proverranno, perché insomma, mancano, manca ancora eh, qualche mese, da, uh, dal Portogallo, che geograficamente è alla frontiera de dell'Europa. Da un Portogallo da cui uh, negli anni passati sono partiti tanti giovani missionari a portare il Vangelo in giro per il mondo. Da un paese in cui all'inizio del XX secolo eh, Maria decise di, apparve, eh, di, di, di apparire eh, a tre pastori. Tutto questo, mi sembra che si possa dire, voglio fare uno slogan, ma che tutte le strade portino eh, a Lisbona. Ma... Um, a proposito della tecnologia di cui ho parlato io prima e di cui ha parlato anche lei, lo stesso Monsignor Aghiara ha recentemente in un'intervista detto che questa sarà la prima GMG dei nativi digitali. E faccio una domanda a lei, che è ingegnere, quindi ha la mentalità scientifica, tecnica, e che peraltro lei in prima persona forse ha usato quando, con l'esperienza del video mapping Cerca, eh, proiettando de, 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 delle immagini su, 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 sulla basilica di, de, di San Pietro. Beh, secondo lei come ehm, la Chiesa può far proprio il messaggio per cui la tecnologia può veicolare eh, un messaggio? Penso ad esempio a, a, alla questione de, del metaverso che è indubbio che eh, possa da, ehm, avere Sollevare dei, dei dubbi, Beh, secondo lei è giusto che la Chiesa affronti dei, mh, dei problemi anche inerenti alla tecnologia? Sono ingegnere, ma non sono un nativo digitale, per cui <ride> faccio un po' fatica. Per me, questa è una delle cose, delle sfide più grandi che abbiamo davanti, è eh, questa della tecnologia. Come sta evolvendo l'intelligenza artificiale? È veramente eh, sinceramente non so, eh. ho soltanto qualche idea così, ma, ma mi piace molto comunque adesso la descrizione, un po' del programma per la sostenibilità. Mi parlava prima di un milione e mezzo di, di giovani che si aspettano. E, è, è veramente Dico, interessante e sfidante ecco, quello che avete messo in campo e credo che sia importantissimo anche avvalersi della tecnologia per poter pensare di fare, rendere sostenibile appunto, un evento come quello per quanto riguarda anche l'impatto. Dunque, io penso che la Chiesa davanti a una sfida così non abbia strumenti per, come dire, per dare soluzioni, per offrire. Credo che ci sono due cose. A me è colpito perché prima se n'era uscito Elon Musk dicendo che dobbiamo fermarci per almeno sei mesi con questo processo dell'intelligenza artificiale. Poi è stato bloccata questa chat come si chiama GPT GPT perché è la privacy. Poi adesso ho letto oggi un trafiletto, cioè una, un titolo. Che anche il CEO di Google ha detto che eh, dobbiamo mettere delle regole come per il nucleare, per uh, l'intelligenza artificiale. A me colpisce molto questo perché è quello che io penso di fondo, non solo per uh, l'intelligenza artificiale, ma anche per la, questi, questi social, uh, i vari social network, ma anche per il metaverso. Io credo che occorre, la Chiesa questo potrebbe fare, fare un po' da enzima per aggregare, eh, appunto, senza un interesse: questo è il punto decisivo, perché quando si parla poi con questi giganti non si sa bene che cosa hanno in mente, cioè ragionano sulla base di quali, di quali criteri, di quali paradigmi. Chiesa che è dovrebbe essere così, ma io mi sento così almeno come il rappresentante della Chiesa, siamo disinteressati, cioè non è che dobbiamo fare investimenti per produrre, per, per fare profitto, trarre profitto, anzi, bene, potrebbe fare da enzima per cercare di, di radunare, ci vuole un tavolo di alto, di alto profilo, per mettere delle regole. Assolutamente. Questo qui è uno degli aspetti senza i quali la tecnologia ci sovrasterà, ci sopravanzerà, non possiamo combattere con l'intelligenza artificiale. Cioè, non è più sufficiente dire ma tanto siamo noi che programmiamo. Non è più sufficiente perché la, la nuova tecnologia da questo punto di vista digitale crea le associazioni non più binarie, ma alla N non, non c'è limite. Allora è chiaro che il cervello è molto più, tutto quello che si vuole, ma le, le potenzialità del cervello, ma nessuno riesce a metterle in campo tutte. E un'intelligenza artificiale, ti io ho visto una demo di questa chat GPT, mi sono impressionato. È una roba incredibile, veramente incredibile quello che riesce a fare la miriade di dati che riesce a trattare e a sintetizzare in una logicità che veramente è impressionante. Ed è solo l'inizio. Quindi, dico, o oh, come nel nucleare, se non ci sono delle regole, noi non riusciamo a governare. È, una, è un potenziale talmente eh, di energia. Forte che non è possibile, governare. oppure la chimica abbiamo messo delle regole per dire: con la chimica adesso si potrebbero fare sintetizzare gli elementi e produrre qualsiasi cosa. Oppure per eh, eh, gli anticriptogamici, se non ci fossero delle regole non dappertutto osservate, ma se non ci fossero, ma noi ci avveleniamo perché sopravanzano la nostra capacità. Così è nella tecnologia allora. Quello che potremmo fare, cioè che forse spetta a noi, è cercare di, eh, di, di contribuire a questo sussulto che c'è nel mondo adesso, c'è un'attenzione, contribuire per dire forse è tempo di mettersi insieme e stabilire delle regole per. Eh, non solo l'utilizzo, non è tanto l'utilizzo, è la costruzione di questi, di questi meccanismi, diciamo così, quindi in fase di progettazione, di programmazione, perché altrimenti dopo ci sfuggono. Per cui ad esempio i social non va bene così, secondo me. Non è, non è bene che uno possa appena, ehm, appena nato digitalmente, possa... Eh, come dire, dire qualsiasi cosa, mostrare qualsiasi cosa, senza che ci sia un feedback o qualcuno che ti dice guarda che questo qui non va bene. E appunto, perché il principio che dovrebbe essere, a mio avviso, il principio guida anche nel, nello sviluppo della, del mondo digitale, ma della tecnologia in genere, e penso anche al metaverso, il principio guida è questo qui, a mio avviso. Come tutti gli altri mezzi, anche questo o serve a far crescere l'umano e quindi la capacità di creare relazioni significative, la capacità di, ehm, di dare spazio all'interiorità, la capacità di interessarsi degli altri, di approfondire. Le insomma, I temi, eccetera, eccetera, o fa questo, o altrimenti non va bene. Per cui, anche, ad esempio, il metaverso, e qui secondo me si apre l'altro compito che la Chiesa credo dovrebbe assumere. Pensando al metaverso, che è una sfida grossa, questa qui, che sono contento che abbiate abbracciato, però, bisogna pensare bene perché ci sono diverse forme di, di metaversi, diciamo così. Diversi gruppi, diverse società che hanno sviluppato questi sistemi. Allora, anche lì, o oh, il metaverso è utile a farci eh, come dire, a farci conoscere qualcosa e a stimolarci ad entrare nella realtà o altrimenti fallisce, fallisce, diventa dannoso se si sostituisce alla realtà, cioè ti consente di crearti un ambiente, di vivere quell'ambiente con una un determinato avatar, con una, eh, e tu semplicemente eh, ti crogiuoli in questa cosa nutrendoti di cose che non sono la realtà non va bene quindi bisogna fare attenzione ora allora dicevo l'altro elemento uno la chiesa secondo me dovrebbe essere eh, cercare ecco, di, di, di proporsi eh, come enzima per eh, sviluppare poi delle regole l'altro internazionali chiaramente perché non è l'altro è eh, la, la ma questo è da sempre la chiesa è impegnata in cura d'anime, che vuol dire eh, aiutare le persone a sviluppare una coscienza critica, cioè avere, fare in modo che le persone sempre di più possano essere libere, cioè attingere a quella libertà che consente anche di utilizzare gli strumenti, perché non è che anche le regole non è che metteranno al riparo da tutto ma utilizzare gli strumenti per, eh, per, il, ben, per, la, per il proprio bene e l'altrui bene. Questo qui è possibile solo se si sviluppa una coscienza, un senso di responsabilità, ma soprattutto una coscienza eh, personale dove la libertà, la libertà è, è, è fondamentale. E questo la Chiesa è, è anche maestra e quindi dovrebbe prenderlo proprio come un compito tra i primari, credo, della sua missione. Al termine, volgiamo al termine di questo dialogo che è stato veramente eh, ricchissimo di stimoli e spunti e informazioni anche utili per comprendere anche quale eh, prospettiva i giovani si, si ritroveranno a Lisbona tra qualche mese. Purtroppo non abbiamo spazio per le domande, però volevo ricordare a tutti innanzitutto ringraziare i nostri relatori e ricordare a tutti il prossimo appuntamento. Eh, che si terrà il martedì 9 maggio sicuramente all'ambasciata del Portogallo. Grazie per l'invito e lo spazio. E, eh, lo, lo stimolo in quel caso sarà certamente la giornata mondiale della gioventù, ma con uno sguardo verso la laudato sì Grazie a tutti e buona serata.